In quella serata mi sembra di capire, da come lei si è prima espressa, che a un certo punto tutte le altre ragazze fossero piuttosto poco vestite. Sì. E lei era l'unica vestita. Allora, io ero completamente vestita. Di sesso femminile, parliamo di persone di sesso femminile. Io ero completamente vestita ed ero fin dall'inizio della serata comunque la più coperta, anche mentre le altre erano coperte, vestite, ero comunque molto più coperta io. Ad ogni modo c'era qualcuna, ricordo in particolare una ragazza che indossava dei jeans, una canottiera, perché era delusa da questo atteggiamento dell'allora presidente che chiamava troppe ragazze, quindi come in un atto di ribellione alla tipologia di serata era rimasta vestita, quindi forse qualcun altra poteva essere rimasta vestita, ma possono essere 3-4. Ho capito, che lei non saprebbe indicarci, non no, sa. No, le persone che ho nominato finora sono tutte le ragazze che comunque si sono cambiate, spogliate, sì, travestite. Ricordo come figura questa ragazza, ma dubito che ce ne fossero molte altre vestite. Lei ha detto nella conversazione con Valentina, se ho ben capito, mano in mezzo alle gambe. O lei o l'interlocutrice le ha chiesto, questo gesto che lei ha descritto, ovviamente mani in mezzo alle gambe, senza vestiti o con vestiti? Discriminatamente, perché non c'era, siccome le ragazze erano tutte abbigliate in maniera diversa, non posso affermare quante volte verso una ragazza più vestita, quante verso una meno vestita, e il mio sguardo non ha mai indugiato in mezzo alle gambe di nessuno appositamente per l'imbarazzo totale. Ecco, ma in questo contesto lei ha visto se qualche ragazza non avesse indumenti intimi nella zona genitale? Sì, è possibile che ci fosse qualcuna che indossasse o delle minigonne o degli shorts e non avesse le mutande, ma ripeto, l'abbigliamento delle ragazze era talmente vario, succinto e diverso, che c'era anche chi magari aveva solo il reggiseno e non le mutande, o viceversa, insomma. Com'era vestita la Minetti? L'ha già descritta con la culotta, la camicia e la cravatta. Uomo, ha ragione, chiedo scusa.